Buongiorno, come ogni mattina, benvenuti al consueto nostro appuntamento quotidiano con la rassegna stampa, nella quale vi accompagniamo, se così possiamo dire, nella lettura dei quotidiani. E iniziamo, come di consueto, col vedere la pagina iniziale del Corriere della Sera, dove gli argomenti politici si intrecciano a quelli legati all'emergenza sanitaria. Letta Salvini sale la tensione, riferimenti ai rapporti tra le forze politiche e soprattutto alle diverse vedute sui criteri di riapertura, in particolare tra Lega e PD. Oggi le riaperture, Draghi invia le recovery plan da 222 miliardi alle Camere, trasformeremo il Paese. Il leader PD Letta, se non vuole, riferendosi a Salvini, non stia al governo, il capoleghista afferma coprifuoco sbagliato. Poi di spalla l'articolo di Paolo Mieri, il ritorno di Ursula von der Leyen, fa riferimento al fatto che PD, 5 Stelle e Forza Italia nel 2019 la votarono per la presidenza della Commissione europea. Poi ci sono riferimenti anche alla cronaca e soprattutto a quanto è accaduto a Reggio Emilia. Il genitore ucciso, lei gravissima, l'autore di thriller nega le sue responsabilità. Colpi al padre e alla madre, lo scrittore sotto accusa, lui è Marco Eletti, 33 anni, ritratto qui accanto alla madre, Sabrina Guidotti, 54enne, ora in gravissime condizioni dopo essere stata accoltellata. Questi sono i titoli principali del Corriere della Sera, non mancano riferimenti allo sport con l'Inter che ormai ha un passo dal suo 19° scudetto. Vediamo la Repubblica adesso. Lavoro, 750.000 nuovi posti è l'effetto previsto dalle recovery nei prossimi 4 anni. Consentirebbe solo di riportare l'occupazione ai livelli del 2019. In ogni bando, quote riservate a giovani e donne. Oggi Draghi presenta il piano alla Camera. Costruiamo l'Italia di domani, è l'affermazione fatta dal Presidente del Consiglio. Intervista a Carfagna, rivoluzione al Sud, investimenti per 200 miliardi. Quindi anche il Sud sembra beneficiare in misura consistente del recovery. Virus, gli anziani prigionieri nel paese che riapre, è una sorta di inchiesta, di viaggio, possiamo dire, di Repubblica nelle RSA ancora blindate. Sul coprifuoco, scontro Letta-Salvini, abbiamo visto la notizia, Speranza vieta gli ingressi dall'India, considerandola una nazione, un paese a rischio. Adesso La Nazione, coprifuoco e multe, si riparte nel caos, è un titolo forse più polemico questo della Nazione. La Gelmini annuncia si può stare nei locali fino alle 22 e tornare a casa dopo. Il Viminale no, chi lo fa viene sanzionato. Dai ristoranti alle scuole la grande scommessa, virologi divisi, Galli il virus correrà, Clementi no, il 30% è già immune. Quindi è possibile vedere anche una certa difformità di vedute, non solo in ambito politico ma anche tra gli specialisti, tra i virologi, con riferimento appunto alla eventuale diffusione del virus. Poi qui questa fotografia, Nunzia De Girolamo, caro maschio sei in crisi, una notizia che forse alcuni uomini non avrebbero voluto leggere e lo diciamo con ironia, crediamo che non ci sia polemica in questa affermazione, casomai è una riflessione fatta in base alle conoscenze avute dall'ex ministro. Poi di spalla Focolaio Laverna, 25 frati contagiati e poi scuole bar locali sulla ripartenza il giallo della tazzina e sulla possibilità di consumare il caffè, se al banco o non al banco. Vediamo la cronaca di Arezzo. Virus dentro Laverna, 31 frati contagiati, anche il guardiano è un padre di 100 anni. I pochi sani isolati nelle loro celle, risalgono i casi, calano i ricoveri. La ripartenza a strappi, riaprono scuole, bar e ristoranti, i dubbi e il giallo della tazzina. Quindi ci sono ancora alcune incongruenze che dovranno essere affrontate e soprattutto l'appello, l'invito è quello a un comportamento corretto e responsabile da parte di ognuno, perché sono stati fatti tanti sacrifici, è necessario continuare a farli, soprattutto per non compromettere una situazione della quale si vede la luce in fondo al tunnel. Vediamo adesso le pagine interne. Il giorno della vera liberazione, scuole, bar e ristoranti riaprono con dubbi e giallo tazzina. Il grido di dolore dei centri commerciali chiusi nel fine settimana, outlet a meno 50%. È un caso questo che fa rumore, la beffa dell'ultimo decreto che prima li riapre e poi li dimentica. A Foiano soffre un gigante da 800 posti di lavoro e l'argomento è appunto sempre oggetto di discussioni. Focolaio a Laverna, già 31 frati contagiati, guardiano stiamo bene, c'è tra loro anche un centenario.
Va detto che c'è stato un balzo in avanti del numero di contagi, sono 109 in tutta la provincia. Spicca il caso della Verna, dove il virus non ha risparmiato nemmeno il santuario francescano. Covid, il bilancio che non ti aspetti alla vigilia del ritorno in zona gialla. Sono infatti 108 i positivi in provincia di Arezzo, a fronte dei 1031 tamponi eseguiti. Si registrano anche 67 guarigioni e per fortuna nessun decesso. Ma il dato clamoroso lo si percepisce dalla lettura delle singole località. Balza in primo piano il numero dei positivi nel comune di Chiusi della Verna, 22, una cifra sbalorditiva che si equipara a quella del capoluogo, che ne ha accusati 23. Il punto di contagio è stato proprio il santuario francescano della Verna. Il virus non conosce ostacoli e non si ferma nemmeno davanti ai luoghi di preghiera. Pare che la diffusione sia partita dal contagio di un novizio. Anche Sansepolcro ha conosciuto una domenica amara con 18 positivi, un numero che ha spezzato la serie minimalista del periodo. Sembra che si tratti di tre catene familiari che sono state contagiate dal Covid. Per le altre località, invece, i positivi al virus si contano sulle dita di una mano, anche se non sfuggono i 6 casi di Loro Ciuffenna e i 5 di Cortona e Bibbiena. Intanto diminuisce di poco la bolla Covid al San Donato, con 95 persone ricoverate, mentre resta sempre sotto pressione la terapia intensiva, dove si trovano attualmente 18 persone. Va detto che per quanto riguarda i contagi alla Verna, che inizialmente sembravano essere 22, poi si è saputo e siamo venuti a conoscenza che ci sono, come d'altronde hanno detto anche i giornali, ulteriori casi. Comunque la situazione è tutta sotto controllo. Qualche notizia: prime somministrazioni del vaccino Johnson & Johnson nel padiglione di Arezzo Fiere e Congressi. La disponibilità del nuovo vaccino darà ulteriore impulso alla campagna di vaccinazione. Del resto lo ha ricordato anche il direttore amministrativo dell'ASL Ghilardi, che ieri mattina era presente proprio ad Arezzo Fiere e Congressi. Questa per quanto riguarda la situazione vaccini. Abbiamo sentito anche la situazione con riferimento ai contagi, quindi questi dati inducono comunque alla prudenza, alla luce, come detto, del fatto che da oggi la Toscana torna in zona gialla. Vediamo qualche altra notizia della nazione. L'urlo dello chef: così non apro il ristorante, la protesta del cuoco del Papa Tizzanini. Poi il MAEC riapre prima degli Uffizi e Di Piero, il MAEC di Cortona, prestigiosa struttura museale che ha riconoscenza e fama a livello internazionale. Da San Giovanni Valdarno, sfida a colpi di gerani, premia chi colora meglio le terrazze del centro. Quindi anche questo può significare gradualmente un ritorno alla normalità. Pazzia Dusan Vlahovic, punto di forza, pareggia 1-1 la Fiorentina con la Juventus, mentre l'Inter vola di fatto ormai vicina allo scudetto. Arezzo solo pari con Ravenna, salvezza in bilico. Vediamo qualche altra notizia prima poi di vedere il servizio filmato sulla partita degli Amaranto. Appunto, lo scudetto ormai vicino all'Inter, Livorno con un piede in Serie D, nell'altro girone della Serie C, e poi l'Arezzo. Solo un pari, l'Arezzo si gioca tutto a Cesena. Luciani tiene accesa la luce perché si immola ed evita un gol a colpo sicuro che avrebbe voluto dire retrocessione. Inutile dire che c'è un po' di delusione, perché tutti si aspettavano la vittoria contro il Ravenna, è venuto fuori invece soltanto un pari. Niente da fare, tutto è rimandato all'ultimo turno di campionato. E alla fine nessun sorriso e tutti a rifare i conti. Altri 7 giorni di passione per l'Arezzo, che non supera l'ostacolo Ravenna, sceso al comunale con cipiglio inaspettato. Si deciderà tutto nell'altra sponda della Romagna, e a Cesena l'Arezzo dovrà andare oltre tutto e tutti. Stellone rilancia Di Paolo Antonio, mentre Colucci punta tutto sull'asse Papa Martignago. Il Ravenna presenta subito il suo biglietto da visita. 3 tentativi al secondo minuto con Martignago, Ferretti, Papa ed Esposito, la cui conclusione termina a lato. Brutto presagio per gli Amaranto, che stentano a trovare le giuste coordinate. Al sesto, su angolo dalla destra, svetta Boccaccini, ma la sua conclusione è alta. L'Arezzo si affaccia alla stessa maniera poco dopo, ma la difesa romagnola controlla agevolmente. Al 19esimo il Ravenna passa in vantaggio, erroraccio sulla tre quarti di Cherubin su pressione di Sereni, strada spianata per Martignago, il fantasista punta la porta, poi da 20 metri sferra un destro che
Trafigge Sala. Ravenna avanti, doccia gelata per gli Amaranto. Cutolo capisce che serve una scossa e ricorda a tutti che è il capitano. Il suo tiro è destinato all'incrocio, ma Tomei si supera e devia. L'Arezzo c'è e al 27esimo gli Amaranto pareggiano. L'azione nasce ancora da uno sviluppo sulla sinistra con Cutolo protagonista. La palla buona capita sul destro di Di Paolo Antonio che fa partire una traiettoria beffarda. Tomei respinge, ma la palla sovverte le leggi della fisica e torna in porta. Il Dipa con il Ravenna ha un conto aperto, mentre Tomei in serata non prenderà facilmente sonno. Il gol è una liberazione e la situazione sembra cristallizzata e si va a riposo in parità. Nella ripresa subito una grossa opportunità. Altobelli fa un buon movimento in area, si gira e tira a botta sicura, ma il suo diagonale incoccia il palo e nessuno ne approfitta. Poco dopo lo imita anche Di Grazia, sempre con una punizione insidiosa dai 25 metri. Il tiro sbatte sulla parte alta della traversa. Aspetti il colpo del capo, invece il Ravenna riprende fiato. Il guizzante Sereni dalla sinistra impegna Sala in una difficile deviazione. Poi la palla capita sui piedi di Carletti, ma l'attaccante sembra essere irretito dal portiere che lo mura nella conclusione a tu per tu. Ci prova anche Cutolo con un'azione delle sue, ma il sinistro attraversa l'area piccola e va fuori di poco. Il Ravenna ribatte colpo su colpo, in questo caso procura un altro brivido alla difesa dell'Arezzo. Finale palpitante, sbraga, salta su corner calibrato, la botta è forte e tempestiva, ma Tomei vola e devia. Poi ci prova Carletti, ma la conclusione dà l'illusione del gol. Minuto 86, il jolly capita a Ravenna dopo un'azione sulla sinistra, la battuta è di Ferretti che chiude a colpo sicuro, ma Luciani si immola e salva la stagione dell'Arezzo. Il tempo di segnalare il rosso a Vanacore che trancia Jacoponi lanciato a rete in contropiede e il triplice fischio di Zufferdi. Arezzo e Ravenna rimandano agli ultimi 90 minuti le loro speranze. Inutile dire, ci si aspettava di più da questa partita e a questo punto tutto si decide nella partita di Cesena. Vediamo il Corriere di Arezzo, ovviamente ricordiamo che molti aspetti della partita giocata con il Ravenna saranno approfonditi durante Block Notes in onda questa sera in prima serata, dopo il TG e dopo 9:10 il nostro consueto programma di approfondimento, stamani mattina alle 10 consueto appuntamento con Spunti e Spuntini. Ecco il Corriere di Arezzo, alla Verna 22 frati positivi, focolai al Santuario Francescano, 18 casi a San Sepolcro, nuovi contagiati che tornano sopra quota 100, coprifuoco con lo scontrino, niente multa. Questa è una notizia, se vogliamo, anche direi incoraggiante. E poi la zona gialla riapre anche le logge della massoneria. Nell'Aretino 300 fratelli suddivisi in 10 gruppi, il Gran Maestro del GOI è stata dura, i nostri riti non si fanno sul web. Questa è la dichiarazione del maestro Stefano Bisi. Vediamo all'interno adesso il Corriere con riferimenti alle notizie dall'Italia e dalla Toscana e quindi ancora cronaca di Arezzo. Lo scontrino del ristorante può valere per giustificare il rientro dopo le 22. Da oggi si torna in zona gialla. E ancora così abbiamo reso sicure le scuole. La presidente della provincia Silvia Chiassai Martini, eseguiti i lavori negli istituti superiori e più autobus. Ora i purificatori d'aria e ci sono evidentemente degli accorgimenti che sono stati presi per garantire comunque sicurezza nelle scuole. Poi la notizia del focolaio al Santuario della Verna, 22 frati positivi al Covid, poi ulteriori aggiornamenti hanno dimostrato che sono di più, ma la situazione, ripetiamo, è sotto controllo. Si riaprono anche le logge della massoneria, il maestro Bisi afferma che lontani dai templi è stata una prova piuttosto dura. Walter De Benedetto, vigilia della sentenza per la marijuana terapeutica. In una canzone viene ripercorso un po' il suo caso, un caso di vita, un caso personale che ha scosso profondamente anche la stessa opinione pubblica. Da Montevarchi, vaccini, un aiuto per prenotarli, un servizio di supporto per le persone che hanno poca dimestichezza con il computer, questa è un'esigenza avvertita da molti. Da Castiglion Fiorentino, grido di città al centro, libri della biblioteca mandati al macero e quindi sarà necessario quantomeno provvedere. Ristoranti già sulla linea di partenza a San Sepolcro, il sindaco Cornioli afferma che gli spazi saranno gratuiti per tutto il 2021. Poi lo sport, Arezzo Pari, tutto rimandato a Cesena, 1-1 soltanto con il Ravenna. San Giovannese KO di rabbia perché la squadra biancoazzurra viene sconfitta nella partita giocata al Franchi di Siena.
Bene, possiamo tornare davanti alle telecamere e terminare qui la rassegna stampa di questa mattina. Vi abbiamo ricordato anche quali sono i nostri appuntamenti. Grazie quindi a tutti per la cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi. Arrivederci.